Jobs Act diventa una realtà sempre più concreta per il futuro dei lavoratori italiani. Quattro le novità principali introdotte dagli ultimi decreti attuativi: contratti a tutele crescenti, nuovi ammortizzatori sociali, congedo parentale e di maternità e infine l'abolizione di alcuni tipi di contratto in vigore, su tutti i CoCoPro. Dal 1 marzo i licenziamenti, anche collettivi, sono corrisposti da un indennizzo monetario. Quest'ultimo aumenta in proporzione agli anni di contributi accumulati. Il reintegro del lavoratore, invece, rimane solo in alcuni casi considerati discriminatori, nulli o in cui il fatto non sussiste. Per tutti gli altri casi di licenziamento, l'azienda versa un contributo di 2 mesi di retribuzione per ogni anno di lavoro, da un minimo di 4 a un massimo di 24 mesi. La nuova assicurazione sociale per l'impiego, la NASPI, sostituisce la precedente ASPI, con l'obiettivo di aiutare i disoccupati involontari. Il sussidio previsto dura per un massimo di 24 mesi. Dopo i primi 4 mesi, l'importo diminuisce mensilmente del 3%, non può comunque superare i 1.300 euro. Approvati, ma ancora in via preliminare, i congedi parentali e di maternità. Il congedo facoltativo di 6 mesi può essere richiesto fino ai 12 anni del bambino, mentre passa da 3 a 6 anni il limite d'età per ottenere il congedo retribuito con il 30% dello stipendio. Infine, i contratti a progetto non potranno essere più stipulati. Quelli ancora in vigore seguono la loro scadenza naturale, ma dal 2016 saranno regolati dalle norme del lavoro subordinato, se hanno contenuto ripetitivo ed etero organizzato.